Buonasera ragazzi, benvenuti. Iniziamo un nuovo ciclo delle nostre video lezioni sulla storia dell'Ottocento, del primo Novecento. Abbiamo visto in altre video lezioni gli stati-nazione, i grandi stati nazionali, appunto dal 1860 circa al 1914, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. In questo ciclo di video lezioni ci occupiamo invece del nostro paese, dell'Italia, sempre dal 1860 circa fino alla Prima Guerra Mondiale. Vi ricordate che abbiamo parlato dell'unificazione italiana? Il Regno d'Italia viene sancito ufficialmente dal Parlamento piemontese, dal Parlamento di Torino, dal Parlamento del Regno di Sardegna, che adesso è diventato, o comunque ha dato luogo al Regno d'Italia. Il nuovo Regno d'Italia viene proclamato ufficialmente il 17 marzo 1861. Camillo Benso, conte di Cavour, era il presidente del Consiglio. Cavour però non sopravviverà molto alla creatura che lui stesso aveva realizzato, essendo Cavour il principale artefice del risorgimento italiano. E quindi pochi mesi dopo, il 6 giugno, Cavour muore abbastanza precocemente. Questo, molti dicono, è stata una sfortuna per l'Italia, che si vede privata del suo principale statista, cioè un vuoto. E al potere vanno una serie di governi che vengono chiamati nel loro insieme destra storica. La destra storica, cioè i governi della destra storica, governano l'Italia dal 1861 al 1876. Vi dico subito che noi parleremo della destra storica, ma anche di altri periodi, nel senso che dal 1861 al 1914, fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, di solito la storia d'Italia viene divisa in quattro periodi: i governi della destra storica dal 61 al 76, i governi della sinistra storica, il periodo della sinistra storica che dura esattamente 20 anni, dal 76 al 96, al 1896, poi un periodo di intermezzo, di passaggio, la cosiddetta crisi di fine secolo, dal 1896 al 1900, anzi diciamo al 1901, e poi l'età giolittiana di Giovanni Giolitti dal 1901 al 1914. Quindi iniziamo a parlare del primo di questi periodi in cui convenzionalmente viene divisa la storia del Regno d'Italia fino alla Prima Guerra Mondiale, il periodo della destra storica. La destra storica è un insieme di governi che si considerano eredi di Cavour, cioè governi liberali moderati con aspetti anche conservatori, d'accordo? Si considerano gli eredi comunque di Cavour, che ricordate ha realizzato l'Unità d'Italia con una politica estremamente moderata, molto attenta a non dare spazio ai radicali, ai rivoluzionari, a delle istanze anche di tipo sociale che potessero venire dal basso. Ed era stato anche molto attento alla situazione internazionale, collocando l'Italia all'interno di un concerto europeo, all'interno della situazione internazionale. Quindi la destra storica vuol continuare questo. Che cosa dire dell'Italia al momento dell'unificazione? L'inizio e i primi periodi del Regno d'Italia appena nato saranno pienissimi di problemi. L'Italia si scopre un paese povero, veramente povero, e io ho scritto 78% di analfabeti, già questo fa capire qualche cosa. In Italia non si parlava l'italiano, la lingua italiana, qualcuno ha detto
fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani, ma bisognava anche fare la lingua italiana. La lingua italiana, alcune stime dicono, era parlata soltanto dal 2,5% della popolazione italiana. La lingua italiana, lo sapete anche dallo studio della storia e della letteratura italiana, era una lingua artificiale, una lingua colta, una lingua che il popolo non parlava. In Italia quasi tutti parlavano i dialetti. E inoltre 3 su 4 tra gli italiani dai 6 anni in su, 3 su 4, non contiamo anche i neonati, attenzione, quelli che comunque non possono scrivere e leggere. Tra gli italiani dai 6 anni in su, il 78% circa, 3 su 4 sono analfabeti. La situazione peggiore è nelle regioni del sud. Vi ricordo che gli territori dell'ex Stato Pontificio e dell'ex Regno delle Due Sicilie vengono da un malgoverno e da un'arretratezza particolarmente evidente. I regni del Papa o dei Borboni e Due Sicilie erano ormai, negli ultimi tempi, dei regni, dei posti di barbarie, dei regni assolutamente ridicoli, arretrati, bestialmente arretrati. L'analfabetismo in Italia è del 78%, però gli analfabeti in Piemonte e Lombardia erano il 50-60%, invece gli analfabeti nelle regioni del sud toccavano addirittura l'85-90%. Quindi questa è la situazione, molto difficile, ci vuole anche una legge sulla scuola, così via, delle politiche. Poi l'Italia era un paese povero, era un paese contadino in cui le industrie erano pochissime, era un paese fondamentalmente formato da contadini e da braccianti, soprattutto nelle regioni meridionali, ma anche in alcuni posti, regioni centro-settentrionali, come in Veneto. Il Veneto era allora completamente contadino. Questi contadini non possedevano la terra, vi ricordate? Speravano in Garibaldi, si ribellarono, eccetera, ma furono repressi, non ci fu nessun tipo di riforma agraria, erano solo dei braccianti e quindi la proprietà terriera era nella forma del latifondo, c'erano i grandi latifondisti che trattavano i poveri contadini braccianti in maniera semifeudale. Le industrie manifatturiere erano poco sviluppate, le industrie in generale erano sviluppate soprattutto in Piemonte, in Lombardia, in parte in Toscana, così via. Quindi era uno stato assolutamente agricolo, di un'agricoltura arretrata, un'agricoltura non meccanizzata. I problemi dello Stato italiano erano anche problemi economici molto vasti, c'era un deficit pubblico, il deficit pubblico era di oltre 500 milioni e dipendeva anche dai debiti che erano stati fatti per le guerre di indipendenza, per realizzare l'Italia, per le spese per l'esercito da parte dell'ex Regno di Sardegna. 500 milioni di deficit pubblico più, attenzione, il debito pubblico di tutti gli stati pre-unitari, che era comunque molto molto ampio, quindi c'era una situazione debitoria con cui parte il regno d'Italia, d'accordo? Le infrastrutture, le ferrovie erano pochissime al 1861, vediamo che la maggior parte delle ferrovie italiane si trova in Piemonte, quindi erano state costruite dal Regno di Sardegna, in Piemonte, prima di tutto, poi anche, sia pure in maniera minore, in Lombardia, gli austriaci avevano costruito delle ferrovie in Lombardia, in misura ancora minore c'erano delle ferrovie, comunque c'era qualcosa anche in Toscana. Poi per il resto non c'era quasi niente. A brillare negativamente, così come nel caso dell'analfabetismo, dell'economia, anche dei salari, ad esempio i salari
il tenore di vita delle popolazioni centrali e meridionali era nettamente inferiore rispetto ai salari anche dei contadini del settentrione, ma le ferrovie, lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie non avevano fatto assolutamente niente. Noi studiamo a volte nei libri di storia che la prima ferrovia italiana fu la Napoli-Portici, realizzata dai Borboni, Regno delle Due Sicilie nel 1829. È vero, ma poi i Borboni a Napoli non costruirono molte altre ferrovie. All'atto dell'unificazione italiana, la proclamazione del Regno d'Italia, le ferrovie nel sud erano sviluppate solo per poche decine di chilometri e soltanto intorno a Napoli. Napoli non era collegata con nessuna delle altre città del sud, neanche con quelle più vicine, per esempio Salerno. La stessa cosa nell'ex Stato Pontificio: esistevano poche decine di chilometri di ferrovie soltanto intorno a Roma, quindi c'erano dei gravissimi problemi anche di collegamento, quindi vedete grossi, grossi, grossissimi, grossissimi problemi. Come vengono affrontati cioè, c'è anche il fatto che moltissimi stati, ex stati pre-unitari, come appunto Roma e Napoli, non c'era neanche un catasto, il che era gravissimo anche perché impediva di poter calcolare le tasse, di ripartire la tassazione in maniera equa. Inoltre vi erano intere popolazioni, ricordate quando abbiamo parlato di Garibaldi e dell'impresa dei mille, o in particolare i contadini meridionali che sfruttati erano prima, sfruttati come abbiamo detto erano ora nel Regno d'Italia, avevano favorito la vittoria di Garibaldi rivoltandosi, poi dello stesso Garibaldi erano stati repressi, questi contadini meridionali non avevano accettato l'unificazione italiana, vedevano lo Stato unitario, lo Stato piemontese con capitale Torino, vedevano l'Italia unita, il Regno d'Italia come un nemico, come qualcosa che non apparteneva loro, d'accordo? Cosa fanno quelli della destra storica? Prima di tutto, da un punto di vista economico, instaurano il liberismo, d'accordo? Il liberismo economico è praticamente totale. Stavamo nell'epoca del libero scambio e i leader della sinistra storica decidono di rendere anche l'Italia un paese aperto al libero scambio, aperto al mercato anche internazionale. Attenzione, vengono abolite tutte le dogane, tutti i dazi interni degli stati preunitari, che erano moltissimi, ma inoltre viene applicata a tutta Italia la tariffa doganale internazionale piemontese, che è molto bassa, significa che cadono anche i dazi nei confronti dei paesi stranieri, si può importare ed esportare liberamente, basandosi ovviamente sulla libera concorrenza. Però qual è l'esito della libera concorrenza? Quindi liberismo, la destra storica sarà sempre fedele al liberismo. L'esito della libera concorrenza interna e internazionale non è sempre favorevole, perché finisce per mettere in difficoltà o distruggere, far chiudere tutte quelle attività economiche, tutte quelle aziende che non erano in grado di competere con l'estero. In particolare, vi ricordate, un'altra lezione abbiamo detto, stava arrivando in tutta Europa il grano americano a prezzi bassissimi dagli Stati Uniti. Questo provoca la rovina di molti agricoltori, cioè per esempio l'agricoltura, alcuni aspetti dell'agricoltura, i cereali, vanno in sofferenza perché con il liberismo economico possono entrare in Italia senza alcun dazio in entrata i cereali americani, e quindi chi compra più i cereali italiani che costano di più. Ma in realtà tantissime attività, anche manifatture o attività piccole a gestione artigianale, non erano in grado di reggere la libera concorrenza dei prodotti che arrivavano dall'estero, e quindi
fallirono. In ogni caso, il liberismo economico sarebbe dovuto servire per sviluppare naturalmente il mercato, questo è quello che credono ovviamente i liberali, i liberisti. Tuttavia, il mercato resta asfittico. Cioè, purtroppo, in tutto il periodo della destra storica, l'economia italiana non migliora assolutamente, non migliora assolutamente. Il mercato è aperto, il mercato è libero, in teoria, però in realtà non c'è grande mercato. Prima di tutto non ci sono capitali, perché anche l'agricoltura è povera, non ci sono come in Inghilterra o in altri posti proprietari terrieri che hanno accumulato capitali con l'agricoltura e li possono investire nelle industrie. Mancano proprio i capitali, le grandi capitali, non ci sono neanche grandi banche in Italia. Mancano i capitali e quindi non si può investire più di tanto. La popolazione è poverissima, vive spesso in miseria, non può consumare, quindi i consumi sono bassi, la produzione è bassa, i consumi sono bassi. Che cosa fa il governo di fronte a questa situazione asfittica? Avrebbe forse potuto investire capitali per favorire l'economia, però Ligi all'idea del liberismo economico, la destra storica non farà mai questo, non interverrà direttamente nell'economia, lascerà appunto il laissez-faire dei liberisti, la classe politica della destra storica sarà sempre separata dagli attori economici, ma questi nel libero mercato non riescono comunque a crescere. L'Italia non si industrializza durante il periodo della destra storica, resta un paese contadino con pochissime industrie. In fondo, quelli della destra storica forse volevano questo perché molti erano comunque abituati all'Italia come un paese rurale, per loro non era un problema se l'Italia in qualche modo restava un paese agricolo, un paese rurale. Se andiamo a vedere chi sono i principali personaggi della destra storica, vediamo che sono quasi tutti proprietari terrieri. Non hanno molto rapporto con il commercio, con la finanza. Sono proprietari terrieri, molto spesso sono anche piccoli industriali, ma rappresentano comunque una classe dirigente di proprietari terrieri. Altra cosa, sono quasi tutti del nord, sono quasi tutti del nord. I principali uomini della sinistra storica che si alterneranno al governo, non diremo tutti i governi perché sono tanti, affidati a leader diversi, molti erano piemontesi come Rattazzi. La Marmora, che era anche colui che aveva riorganizzato l'esercito, oppure Lanza, oppure Sella, Quintino Sella, a differenza dei primi tre, Quintino Sella non fu mai presidente del Consiglio, ma fu più volte ministro delle finanze, e quindi il personale politico proveniva in buona parte dal regno di Sardegna, che aveva fatto l'unificazione. Poi c'erano alcuni leader della destra storica che erano toscani, come Bettino Ricasoli, che più volte fu presidente del Consiglio, altri erano emiliani come Minghetti e Farini. Quindi vedete un personale politico, almeno nelle sue figure più importanti, che proviene tutto dal nord, o dal Piemonte, oppure dalla Toscana e dall'Emilia, che erano in fondo, no, quegli stati che per primi erano stati annessi al Piemonte Sabaudo, in cui si erano sviluppate le rivoluzioni, le prime rivol le rivoluzioni patriottiche dal basso, d'accordo? Quindi il sud era poco rappresentato. Tra l'altro, la maggior parte dei voti che la destra storica otteneva alle elezioni erano del nord, mentre invece il sud votava per l'opposizione, lo vedremo, la cosiddetta sinistra storica. E questi personaggi erano quasi tutti, come ho detto, proprietari terrieri e piccoli industriali, come lo era stato lo stesso Cavour, in qualche caso erano esponenti di professioni liberali, d'accordo?
avvocati, medici, notai, tutto qui. E erano rappresentanti della piccola nobiltà e della grande borghesia, e non poteva essere diversamente, perché chi votava erano soltanto i più ricchi, la grande borghesia, soprattutto i proprietari terrieri, perché il suffragio era limitatissimo, votava soltanto il 2% della popolazione italiana, quindi veramente pochissimo, un suffragio ristretto. Erano pochi notabili che si conoscevano tra loro, non avevano bisogno neanche di formare un partito organizzato. Ognuno veniva eletto nel proprio seggio con la legge elettorale uninominale maggioritaria, poi in Parlamento decideva se essere più di destra o essere più di sinistra. Insomma, dove schierarsi. Il Partito Liberale non era un partito organizzato. Forse sto dando per scontate alcune cose. Questi che governarono l'Italia dal 1861 al 1914 erano tutti liberali, un po' più di destra, un po' più di sinistra, però erano tutti liberali, borghesi, difensori della proprietà privata e difensori del capitalismo. In qualche modo, quindi, erano i più ricchi, insomma, che c'erano, in Italia. Erano tutti liberali del liberalismo di allora, che era un liberalismo un po' conservatore, ma anche molto laico, spesso anticlericale, come vedremo. Perché li chiamiamo destra storica e sinistra storica? Capite? Sono due facce sempre del grosso gruppo liberale. Quelli di destra storica, cioè li chiamiamo destra storica e sinistra storica per differenziarli da quella che sarà poi la destra novecentesca, oppure anche fino all'Ottocento la destra dei nazionalisti autoritari dell'estrema destra, no? Quindi è una destra liberale, così come chiamiamo sinistra storica quella che adesso sta all'opposizione, stiamo parlando della destra storica al governo, chiamiamo sinistra storica una sinistra liberale, d'accordo? Liberali un po' più di sinistra, proprio per differenziarli dalla sinistra socialista o marxista che esisteva, come vedremo, esisteva proprio alla fine dell'Ottocento, diventò sempre più forte, poi nel Novecento dai socialisti, dai comunisti. Cioè, la sinistra storica era qualcosa di molto diverso dai socialisti, dal partito socialista, dai movimenti operai. Infatti, la sinistra storica, vedremo, combatté anche contro i movimenti operai. Quindi si tratta di una destra liberale e di una sinistra liberale. Per questo convenzionalmente le chiamiamo destra storica e sinistra storica, non di una destra fascista. O comunque autoritaria o statalista, e neppure di una sinistra socialista, marxista, comunista o appunto statalista. Erano tutti liberali, quelli di destra erano un pochino più rurali, quelli di sinistra, vedremo, erano un pochino più favorevoli all'industrializzazione, quelli di destra erano molto elitari, quelli di sinistra erano più favorevoli all'ingresso, non dico delle masse popolari, però ad un allargamento, diciamo, della base elettorale, della base politica dell'Italia. Quelli di destra pensavano solo libero mercato, quelli di sinistra, vedremo, si troveranno a operare in una situazione in cui il libero mercato veniva abbandonato un po' da tutti i paesi, quindi fecero un altro tipo di politica. La destra, insomma, non fece molte riforme, mentre la sinistra storica fece delle riforme anche sociali, però molto, molto minori di quelle che aveva preannunciato all'inizio. In fondo, la differenza tra destra e sinistra storica, soprattutto all'inizio, non era grande. In ogni caso, gli esponenti della destra e della sinistra storica provenivano dallo stesso identico ceto sociale, d'accordo? Quindi, che cosa succede?
decide la destra storica di ripagare completamente il bilancio, il deficit, il debito pubblico, anche degli stati preunitari che non esiste più, avrebbero potuto non farlo, però non vogliono minare la fiducia degli investitori che avevano prestato i soldi per il debito pubblico, quindi devono mettere delle tasse. Attenzione, le tasse saranno classiste, riflettono la composizione di classe di questi personaggi della destra storica. Ci saranno tasse sui più ricchi, tasse sulla proprietà fondiaria, e loro erano appunto per la maggior parte proprietà terrieri. Ci saranno tasse sulla proprietà fondiaria, ci saranno tasse sulle ricchezze non immobiliari, d'accordo, le ricchezze da commercio, le ricchezze da libera professione, che verranno chiamate tasse sulla ricchezza mobile, cioè non sugli immobili, sulla terra, quella tassa fondiaria, ma tassa sulla ricchezza mobile, sui guadagni non legati a delle proprietà immobiliari. Però queste tasse saranno sempre abbastanza basse. Le tasse colpiscono invece soprattutto i ceti popolari, perché sono tasse indirette, spesso sui consumi. Quelle che oggi chiamiamo tasse indirette, all'epoca venivano chiamate tasse dirette, comunque potete dire come volete, tra cui la famigerata tassa sul macinato. Erano i più poveri che la pagavano. La tassa sul macinato fu introdotta nel 1868 ed andò ad aggravare la situazione dei più poveri, dei contadini. Bisognava pagare una tassa sul macinato, cioè sul grano macinato che si portava al mugnaio per ottenere farina. Ogni volta che andavi dal mugnaio, il mugnaio doveva prendere anche una tassa dai contadini e poi versarla allo Stato, la tassa sul macinato. Questo si rifletteva ovviamente sul costo finale del pane, che rappresentava l'alimento fondamentale delle classi povere. Quindi una tassa sul pane, una tassa... Poi c'erano anche le tasse sui sali, le tasse sui tabacchi, quindi capite, tasse sui consumi, tasse indirette, come oggi è l'IVA, oppure la parte fiscale della benzina, d'accordo? E non la pagano solo i ricchi, la pagano i poveri e i ricchi allo stesso identico modo. Una tassa sul macinato era veramente una tassa iniqua, una tassa sulle campagne. I contadini erano gravati appunto di tasse. Questa è una delle prime cose che fa la destra storica, ecco, le tasse. Perché il dogma della sinistra storica è il pareggio del bilancio. In base ad alcune teorie dell'epoca, uno Stato sano doveva essere in pareggio, ottenere il pareggio del bilancio. Il pareggio del bilancio fu ottenuto nel 1875, quindi dopo 14 anni di guerra della storia, fu ottenuto nel 1875 dal ministro delle finanze Quintino Sella, che io vi ho già nominato. Quindi la destra storica riuscì a rientrare completamente dal debito pubblico. Ma voi forse sapete che il pareggio del bilancio non è affatto sintomo di vitalità economica, di dinamismo economico. Il pareggio del bilancio non servì praticamente a niente. Forse sarebbe stato meglio utilizzare la leva del deficit per finanziare da parte dello Stato l'economia, oppure le scuole, oppure gli ospedali, cosa che la destra storica non farà assolutamente. Quindi pareggio del bilancio significa che comunque i consumi continuano a restare bassi e i capitali non si accumulano, la produzione industriale non aumenta, i salari degli operai e dei contadini restano salari molto bassi. Il pareggio del bilancio non aiuta, comunque non aiuta l'economia. Che cosa fanno anche da un punto di vista economico? La destra storica spende, sì, ma non spende per fare riforme sociali, dare pensioni, aiutare i poveri, oppure per aiutare gli industriali, gli investitori,
per aiutare i capitalisti nell'impresa economica, spende per fare le infrastrutture. Cioè loro dicono lasciamo del tutto libero il mercato, lasciamo libere le persone di arricchirsi in base alla libera concorrenza. Noi che cosa facciamo? Creiamo, noi destre storiche, i prerequisiti per lo sviluppo economico, ovvero le infrastrutture che verranno poi usate da coloro che gestiscono le attività economiche, dagli imprenditori. Quindi vengono costruite numerosissime ferrovie. Se noi vediamo alla fine del governo della destra storica, pochi anni dopo la fine del governo della destra storica, nel 1880, l'Italia che abbiamo visto aveva pochissime ferrovie, adesso ha una rete ferroviaria moderna che collega quasi tutte le città italiane. C'era qualche problema sull'Appennino, diciamo, l'Abruzzo interno non era collegato assolutamente con Roma. L'unico buco, se vedete anche una semplice cartina delle ferrovie italiane nel 1880, l'unico buco evidente era in Calabria, dove le ferrovie erano poche, e da Salerno, diciamo così, da Salerno sul lungo il Tirreno non si arrivava in Calabria, assolutamente, non c'erano ferrovie in Calabria lungo il Tirreno. Tranne questo buco, diciamo così, tra Salerno e Reggio Calabria e le mancate ferrovie dal Tirreno all'Adriatico, cioè attraverso l'Appennino, comunque si può dire che la maggior parte delle città italiane grandi erano collegate tra loro. Quindi, ottima cosa, la destra storica costruisce le ferrovie. Poi anche il catasto, viene realizzato un catasto moderno in tutta Italia, abbiamo visto, non c'era. Questi sono i prerequisiti per lo sviluppo, però lo sviluppo economico, comunque, niente. Non arriva, d'accordo? Non arriva. Le ferrovie, peraltro, erano private, erano gestiti da tre colossi, tre colossi privati, diciamo così. Questo per quanto riguarda l'economia. C'era un gravissimo problema di ordine pubblico, che non era soltanto un problema di ordine pubblico. I briganti nel meridione, lo Stato italiano appena unificato deve subire una terribile spinta centrifuga. Abbiamo visto molti meridionali, contadini meridionali, non accettavano lo Stato italiano, lo consideravano nemico, erano legittimisti, nel senso che vuol dire che erano legati ai Borboni, volevano il ritorno in qualche modo dei Borboni. Nasce il brigantaggio nel sud. Pensate, il brigantaggio del sud inizia, i briganti iniziano a operare in massa già alla fine del 1860, cioè quando il Regno d'Italia ufficialmente non è stato ancora costituito, e il brigantaggio durò moltissimo, dal 60 al 65. Non erano solo briganti, nel senso criminali che volevano arricchirsi così. Il brigantaggio fu una vera e propria guerra civile, perché i briganti erano appoggiati da gran parte della popolazione meridionale, nei piccoli villaggi, nei centri agricoli. Cioè i contadini meridionali appoggiavano i briganti, li rifocillavano, li nascondevano, li facevano passare, li sostenevano in tutti i modi. Quindi si tratta di una vera e propria guerra civile di un pezzo d'Italia, e soprattutto di un ceto, quello dei contadini meridionali, che era assolutamente in guerra contro lo Stato. La cosa era molto pericolosa, anche perché i briganti, attenzione, venivano finanziati dagli aristocratici borbonici che si erano rifugiati nello Stato Pontificio, che ricordate ormai era ridotto al solo Lazio. Cioè c'era uno Stato straniero all'interno dell'Italia, Roma, il Papa, lo Stato Pontificio, che aiutava e foraggiava i briganti, così come molti aristocratici. Quindi il Papa, la Chiesa Cattolica dello Stato Pontificio e gli aristocratici borbonici che si erano rifugiati nello Stato Pontificio appoggiavano i briganti. Molto spesso i briganti colpivano, poi si rifugiavano all'interno del confine dello Stato Pontificio. E molta della popolazione meridionale sta dalla parte dei briganti. I briganti diventano dei miti, degli idoli, basta un nome per tutti: Crocco, d'accordo, che era
era dell'area di potenza, diventa una specie di mito. Non dovete pensare che questi briganti siano soltanto dei contadini analfabeti, arretrati, clericali, eccetera. Alcuni di questi briganti erano ex militari, addirittura ex garibaldini, d'accordo? Quindi attenzione, si tratta proprio di una guerra civile. E la guerra civile viene vinta dallo Stato italiano mandando moltissimi soldati, veramente moltissimi, moltissimi, fino ad avere 120.000 soldati dell'esercito regolare piemontese, anzi scusate, del Regno di Italia, vennero promulgate delle leggi speciali, cioè lo Stato d'assedio. Molti generali, come il generale Cialdini, furono mandati appunto al sud a reprimere il brigantaggio, ma come fu represso il brigantaggio? In maniera terribile. Lo Stato d'assedio dava dei poteri eccezionali al governo e all'esercito. I briganti venivano processati non dai tribunali civili normali, ma dai tribunali militari, ma non solo, ma leggi eccezionali davano la possibilità all'esercito e ai tribunali militari di fucilare anche la popolazione civile. Moltissimi civili vennero fucilati anche in base a semplici sospetti, accusati di aiutare, di aver aiutato i briganti. Vi furono degli eccidi, delle stragi, interi villaggi meridionali, interi paesi accusati di aver sostenuto i briganti. Vennero messi a ferro e fuoco, le popolazioni civili vennero sterminate, quindi con dei mezzi durissimi, con un vero e proprio sterminio della popolazione civile. Condanne a morte che venivano decise in base alle leggi speciali, si poteva decidere la condanna a morte nell'immediatezza, fucilare le persone. Così i briganti furono comunque repressi, quindi una crisi gravissima nel nuovo Stato unitario. Questa faccenda del brigantaggio vi fa capire perché la forma politica scelta fosse quella dell'accentramento. Due teorie ovviamente si fronteggiavano nel momento in cui si era stata unificata l'Italia: accentramento, centralizzazione, tenere tutto il potere nella capitale, Torino, oppure, vi ricordate i federalisti, quello che dicevano, i popoli, le lingue, i dialetti italiani erano talmente diversi che era meglio una decentralizzazione, un decentramento, lasciare ampie forme di autonomia alle singole regioni. Ricordate che per il federalismo erano personaggi come i neoguelfi di Gioberti, oppure i repubblicani federalisti di Cattaneo o tanti altri, ma vi erano anche personaggi importanti della destra storica come Minghetti, che ho già citato, che erano favorevoli al federalismo. Ben presto invece il federalismo fu sconfitto, l'idea di decentramento, dall'idea di accentramento. Lo Stato centrale governa senza dare spazio alle autonomie locali e governa con i prefetti. In ogni provincia italiana viene inviato un prefetto che gestisce tutto, d'accordo? Quindi una forte centralizzazione, tutto dipende dallo Stato centrale, accentramento. Basta, per capire questo, basta capire che l'Italia non c'erano le regioni, viene divisa in 95 province e tantissimi comuni. Attenzione, al vertice delle province e dei comuni non vi erano presidenti delle province o sindaci eletti dalla popolazione. Chi gestiva le province e i comuni era nominato da Torino, dal governo, dallo Stato centrale, quindi non vi erano elezioni di tipo locale. Il capo della provincia chi era? Era il prefetto, era un militare, il prefetto, quindi le province venivano rette direttamente dal Ministero dell'Interno in maniera poliziesca. L'unico potere politico delle province, le province erano governate dal prefetto, era un potere di tipo poliziesco, non vi erano altre istituzioni. Ma anche il comune, il sindaco del comune veniva nominato dallo Stato, non si votava per i sindaci, non c'erano elezioni locali amministrative. Questo vi dà l'idea di come tutto
l'alto fosse diretto dal centro. Avete capito forse perché la scelta è l'accentramento? Uno stato debole, ancora non coeso, la mancanza di coesione viene esemplificata drammaticamente dal brigantaggio, viene dimostrata dal brigantaggio. Allora, i governi della destra storica cosa pensano? Pensano che dando autonomia, autogoverno, autonomia alle singole province, ai singoli territori italiani, lo Stato si sarebbe frantumato, no? Perché cosa volevano i briganti? Volevano staccare il Sud appena unificato dall'Italia, far tornare i Borboni, volevano, era una forza centrifuga, volevano separarsi, fare la secessione dall'Italia. Allora l'idea è, se diamo autonomia, autogoverno, capite, ai singoli territori, alle singole province, queste potrebbero volersi staccare dallo Stato italiano, magari aiutate anche da qualche potenza straniera oppure dallo Stato pontificio, che già vedete combatteva esplicitamente lo Stato italiano finanziando i briganti. Quindi la paura che lo Stato italiano si frantumasse, si dividesse, che intere zone dell'Italia non si sottraessero al controllo dello Stato centrale, lo shock ovviamente del brigantaggio fece propendere per una forte accentramento, che significò anche, attenzione, piemontesizzazione dell'Italia. E Piemonte non solo sembrava aver conquistato l'Italia con una serie di annessioni militari, ma anche nel governo dell'Italia cosa succede? Che gli amministratori burocrati locali vengono tutti sostituiti da amministratori burocrati che arrivano dal Piemonte, cioè dal Regno di Sardegna. Ora, è vero che le leggi erano quelle, adesso vedremo, del Regno di Sardegna, quindi gli amministratori burocrati del Regno di Sardegna le conoscevano meglio, le sapevano far applicare. Però in realtà fu una cosa anche molto contestata. Per esempio, quando verranno istituiti, ancora non ci sono, i provveditorati agli studi, il provveditore che gestisce l'ufficio scolastico regionale o il provveditore quello provinciale vengono tutti mandati dal Piemonte, così come i capi dell'esercito, i generali, gli amministratori, d'accordo, quelli che amministrano la burocrazia, l'amministrazione, le tasse, eccetera, sono tutti funzionari che vengono calati dal Piemonte in tutte le altre regioni italiane. Personale amministrativo e tutto piemontese va a prendere il posto dei funzionari degli altri stati preunitari, che vengono cacciati dai loro posti di lavoro. Questo creerà non poche tensioni con le popolazioni locali. Piemontesizzazione, anche perché, vedete, è stato detto, Vittorio Emanuele II non cambia neanche il numerale. Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, re d'Italia, ma il Regno d'Italia è un regno nuovo che prima non esisteva, avrebbe potuto prendere il nome di Vittorio Emanuele I, come, vi ricordate, Ferdinando IV, re di Napoli, quando fu costituito il Regno di Napoli e di Sicilia, al Congresso di Vienna fu costituito il Regno delle Due Sicilie, da Ferdinando IV diventò Ferdinando I, era lo stesso sovrano in quei due regni, ma i due regni si erano uniti in un'entità politica che non c'era. Invece Vittorio non è secondo, resta secondo, ma come? È il primo re d'Italia, non il secondo, è il secondo in base alla tradizione dei re dello Stato Sabaudo, il Regno di Sardegna. Questo vi dice come anche il fatto che non abbia cambiato il numerale, il primo re d'Italia, indichi una sostanziale continuità tra il Regno di Sardegna e il Regno d'Italia. Non viene eletta alcuna assemblea costituente, la Costituzione del Regno d'Italia non è altro che lo Statuto Albertino, ve lo ricordate? Era un'ottima Costituzione, lo Statuto Albertino. Ma insomma, si poteva fare anche una Costituzione nuova? No, la Costituzione del Regno di Sardegna viene applicata al Regno d'Italia. Tutte le leggi del Regno di Sardegna vengono automaticamente applicate al Regno d'Italia. Codice penale, codice civile, qualunque altra cosa. Per esempio la legge sulla scuola, che non era granché. La legge Casati, approvata nel 1859 nel Regno di Sardegna, diventa nel 61 una legge sulla scuola.
per tutta l'Italia. Abbiamo visto che la destra storica non spende granché, diciamo così, non spende granché per la scuola. La legge Casati istituiva una scuola elementare di un primo biennio, 2 anni, più un secondo biennio, ma ad essere obbligatorio era soltanto il primo biennio, d'accordo? Il secondo biennio no, ma quello che è ancora più grave è che tutto, anche finanziariamente, economicamente, veniva demandato agli enti locali. Chi doveva materialmente costruire, mantenere, finanziare le scuole, pagare i maestri elementari? I comuni. Lo Stato se ne lavava le mani, quindi spesso anche la legge Casati restò lettera morta, perché i comuni, spesso meridionali, erano poveri, erano dissestati, non avevano neanche gli edifici, non avevano neanche gli edifici per le aule scolastiche, le scuole non le costruiscono neanche, d'accordo? Ci sono moltissimi comuni in Meridione in cui neanche il primo biennio elementare esiste, perché il comune non ha i soldi, la scuola non viene realizzata. E spesso molti, anche nei primi 2 anni, molti bambini, se volevano andare a scuola, devono andare a piedi nei comuni vicini. Ovviamente non ci andavano. A scuola non esisteva nel barbarico regno borbonico del regno delle due Sicilie, non c'era niente, erano tutti analfabeti. I contadini meridionali erano abituati a non mandare i loro figli, i loro bambini a scuola, a farli lavorare, servivano braccio per l'agricoltura, continuano a non mandarli a scuola. Con la legge Casati, con il Regno d'Italia. Primo biennio, secondo biennio, solo i primi 2 anni, cioè il primo biennio era obbligatorio. Spesso le scuole non si fanno neanche perché i maestri poi hanno dei salari bassissimi e devono essere scelti dal sindaco, magari senza avere nessuna competenza. Il sindaco poteva scegliere chi voleva. Ben presto diventano quasi soltanto maestri, hanno salari bassissimi, spesso sono ricattate anche sessualmente dai sindaci. I sindaci possono nominare maestri di qualunque tipo, anche persone che non hanno titoli, che non hanno fatto neanche un periodo di prova. Questa è la legge Casati, d'accordo? Quindi non serve a niente, non serve a diminuire l'analfabetismo. I decenni passano con la destra storica e così, ma l'analfabetismo resta più o meno uguale. Lo Stato non spende per finanziare, per le scuole, per realizzarle, per controllarle, per scegliere gli insegnanti. Delega tutto ai comuni, che spesso ovviamente sono del tutto inadempienti. Altra cosa è la legge Casati sulla scuola. Non vi erano sanzioni per i genitori che non mandavano i bambini a scuola, quindi sì, in teoria dove c'era l'obbligo i primi 2 anni, ma se i genitori, i contadini, soprattutto non mandavano i loro bambini a scuola, non succedeva niente perché non vi era una pena, non vi era una sanzione a carico dei genitori. Poi la legge Casati aveva un impianto che poi restò, pensate, per più di 100 anni, per circa 100 anni, più o meno quello, anche dopo le varie riforme, anche la riforma fascista, era una scuola molto classista. La scuola media aveva 3 anni di scuola media tecnica che poteva far accedere soltanto a un istituto tecnico da cui non si andava all'università, oppure c'era la scuola media di indirizzo classico, 3 anni, che veniva chiamata ginnasio, veniva completata poi nell'istruzione superiore da altri 2 anni di ginnasio di impostazione classica, più altri 3 anni di liceo classico, e da qui potevi andare all'università. È una cosa classista, quindi la scuola media era di due tipi: per chi andava a lavorare, una scuola media tecnica, avviamento al lavoro, oppure per la classe dirigente che andava all'università, una scuola media di impianto umanistico, con lo studio del latino già alla scuola media, che si chiama ginnasio. Infatti era in continuità con le prime due classi del liceo classico, che si chiamano quarto e quinto ginnasio, poi le altre 3 classi del liceo classico, e si andava all'università. E pensate che questa divaricazione tra scuola media tecnica e scuola da cui non si va all'università, o istituti tecnici da cui non si va, scuole medie di impianto umanistico classico, restò tale
fino alla riforma della scuola media della scuola italiana negli anni 60 del Novecento, capite? È altra cosa da sottolineare, vedremo, poi ci furono delle riforme, ma l'impianto di questa vecchia legge Casati non fu mai cambiato, neanche con la legge, con la riforma della scuola di Gentile nel 1922, agli esordi del fascismo. Altra cosa che vediamo è la drammatica assenza di materie scientifiche. O c'è un'istruzione tecnica finalizzata al lavoro, tecnico-professionale, o c'è il liceo classico dove studi la filosofia, il greco, il latino, l'italiano, eccetera. Manca, non esiste un liceo scientifico. E anche nelle riforme successive, a differenza di quello che avveniva in altri paesi, abbiamo già parlato, in Germania c'è un'istruzione tecnico-scientifica eccezionale, così via anche in altri paesi. In Italia la scienza non piaceva molto, nonostante il clima positivistico, eccetera, le materie scientifiche saranno sempre penalizzate. Tuttora il liceo scientifico è un po' una copia del liceo classico, ha al suo interno molte materie umanistiche, quindi c'era pochissima istruzione scientifica, persino in Austria, nella Lombardia, prima di far parte dello Stato italiano, Lombardia austriaca, c'erano delle ottime scuole tecnico-scientifiche. In Svizzera, che era al confine, c'era un'ottima istruzione tecnico-scientifica a cui diede un contributo, pensate, persino Cattaneo, che andò in esilio in Svizzera, Cattaneo, e realizzò insieme ad altri l'istruzione tecnico-scientifica della Svizzera. Cattaneo criticava e derideva la legge Casati come una legge appunto scolastica assolutamente antiquata. Quindi la destra storica non spende per le scuole, la legge Casati non serve per migliorare la situazione, per far imparare a leggere e scrivere gli italiani. Spero di non aver dimenticato nulla, fatemi vedere, spero di non aver dimenticato nulla o nulla di importante. Nella prossima lezione, dedicata sempre alla destra storica, vedremo l'altra grande questione che la destra storica affronta, il completamento dell'unità d'Italia, perché la destra storica ha questi meriti e questi demeriti, insomma una situazione un po' statica, però un merito lo ebbe, riuscì a completare in parte l'unificazione italiana annettendo sia Roma e Lazio, eliminando lo Stato Pontificio, sia Venezia e il Veneto. Come fece lo vediamo nella prossima lezione.